Allora, in questo video vi mostrerò l'astuccio con le cose che porterò su, perché finalmente ho un angolo tutto mio, una scrivania tutta mia e quindi voglio portare un pochino di cose. E l'astuccio, che ho appena sistemato ovviamente, che verrà con me dietro sempre. Difatti, il classico astuccio che vedete sempre, pagato 50 centesimi su AliExpress. Questo qui, Primark, 1 euro, è per il make-up, ma chi se ne frega. Però prima di partire appunto con mostrarvi gli astucci, voglio andare ad aprire queste penne che ho acquistato perché voglio vedere se vale la pena portarsele dietro o lasciarle a casa. L'ho aperte con una certa eleganza, direi. Ok, tre penne. Dice resistente alla luce e all'acqua, refill di tecnologia giapponese, fusto con impugnatura ergonomica in morita gomma, fusto in plastica trasparente per il controllo dell'inchiostro e punti non traino stabile da 0,7 mm, le medium, che c'è anche più piccoline, non scrivo. Bene, mostro ovviamente sul rosso e blu perché questi colori qui sono, che figata, hanno ancora la protezione, il salva freschezza, come lo chiamano, insomma. Oh my god, sembra la Pilot G2. Ma scrivo una chiavica perché ci mancano alcuni tratti. Come vedete, sulla D, cioè manca, si è mangiato la lettera. Riproviamo. No, il colore non è tantissimo omogeneo. Nella seconda D, come vedete, la parte in basso è meno carica rispetto a quella di sopra. Dai, la rossa non mi dispiace. Andiamo scrivendo veloce. Sì, dai, la rossa non è male. È bella carica la rossa. Sì, più rossa. La rossa non è male, perfetto. Astuccio da salire su. Ve lo mostro qui, così poi quando farò magari una sistemazione scrivania sopra, sapete già dove ho preso le cose, insomma. Ok, porterò con me sopra un dispenser con il decotape inserito già, e questo insieme ad altri che vedrete tra poco, è un acquisto fatto a Napoli, in un negozietto di Napoli, precisamente Piazza Dante. In questo abbiamo tutti i stickers che mi sono stampata negli anni, li ho ritagliati, li ho messi qui dentro e adesso appunto li ho qui, vedete, ci sono anche stickers di rack vecchi che comunque appunto sono stampati, li ho messi qui per proteggerli un pochino perché è carta finale. Poi abbiamo questa mucchetta che mi fa tanta allegria, sinceramente, comprata da Mister Risparmio, 50 centesimi, 3 pezzi. Carina, dai. Poi questi che mi pare un rack sempre e sono carini da tenere sulla scrivania secondo me, quindi voglio vedere come ci stanno, poi devo anche finirli. Questi che vi ho mostrati in un video e voglio terminarli, quindi se li lascio ancora qui sicuramente non li terminerò, invece avendo sopra poche cose sono un po' obbligata tra virgolette a usarli, e sono i decopen della Pritto, che il pacco comprendeva 3 decopen, solo che ne ho due in quanto il terzo dopo il video girato è morto. Ok, questo che magari può servirmi sopra, non lo so, magnetic clip per qualche foglio, per fare i buchi, insomma, non so. Qua ne ho tipo due, quindi ho detto, ma uno saliamolo sopra. Poi questa che praticamente è la penna che vendono su AliExpress, propinata in tutte le forme e colori, ed è appunto quella classica penna in cui voi cambiate semplicemente la ricarica di inchiostro, ma non cambiate tutta l'ambadam della penna. Una cosa carina secondo me. Anche per consumare meno plastica. Poi evidenziatore giallo, che è quello che uso di meno, però magari non si sa mai, lo finisco. E poi una serie infinita di washi ed eco, questo e questo, sì, ne ho un po', e questo si è un po' il boom di caduto, e questo, insomma, sto cercando di fare un po' di decluttering tra i washi e quant'altro, perché veramente ne ho troppi. E quindi questo era appunto l'astuccio che porterò sopra, che mi andrà un pochino a dare colore all'angolo appunto che mi sono ricreata sopra, ma soprattutto sarà un
incentivarmi a consumare le cose che comunque non sto utilizzando più di tanto qui a Napoli. Quindi mettiamo tutto qui dentro. L'astuccio è appunto quello che porto sempre dietro con me, all'interno del quale sicuramente andrò a inserire questa penna blu e questa penna blu. Questa è blu e questa è rossa. Ok, sono stanca. Questa è rossa e questa è blu. Poi continuerò a portare la brush pen per esercitarmi su lettering, che non è questa, ma è questa. Ok, e questa qua invece è una penna da 0,05 mm ed è una penna che io adoro, veramente adoro. Poi c'è questa penna che non rimarrà nel mio astuccio, ma semplicemente me la sono fregata dalla cucina del mio compagno. No, scherzo. Acquistai questo set di penne da Lidl. Difatti, è un acquisto che penso che recensirò in modo negativissimo. Cioè, trapassano tutto, ragazzi. Per poco non trapassano pure i muri. Quello che non trapassano, appunto, è questo calendario gigante di Tiger che abbiamo in cucina, dove segniamo i vari impegni. E quindi l'abbiamo sempre là in cucina. Non so perché l'ho sceso a Napoli, quindi lui è rimasto senza. Ma questa penna non finisce mai. L'ho acquistata l'anno scorso. E nulla, quindi la porto su perché è sua. Due penne Bic classicissime che sto usando per fare gli schemi. La scrollina che non finisce mai, cioè non lo so, ce l'ho da quando andavo all'elementare, si può dire. Poi questi due evidenziatori che sono gli unici che utilizzo, ossia lo Stabilo Swine Color azzurro e verde, un righello, e questo qua è della Thun, il Chess Thun. Questa penna che ho essenzialmente perché è bella, ragazze, mi piace. E anche qua la parte touch, anche se non mi serve assolutamente. Il copripunta dell'Apple Pencil. I due washi che bene o male mi accompagneranno nel decorare appunto questo inizio anno. Poi la nuovissima penna che chi non mi segue su Instagram è cattivo e quindi riceverà una punizione, no scherzo, però l'ho mostrata su Instagram ed è una penna unicorno con tre colori, non male. Questo con questo che è appunto penna, portamine di portamine, sì, la matita mine di Tiger e appunto le mine da 0,5, queste qua preso AliExpress per tipo 30 centesimi, una cosa così. Per non finire, matita di Tiger. Sì, sono un'appassionata di matite. Temperino di non so quale marca tu sia. Comunque un temperino. Mine un po' più grandi. E sì, è molto chic questa confezione. Veramente questa ha tanti anni e non le ho mai finite. Si sono solo rotte. E appunto perché non ho troppo il portamine, ho comprato su AliExpress una nuova matita carina, un verde pastello, poi appunto questa gomma. Finito! E niente, questi appunto erano gli astucci con tutte le cose che porterò dietro. E voi fatemi sapere cosa portate nel vostro astuccio. E visto che essenzialmente non so come intitolare questo video, facciamo così: metterò un titolo provvisorio a questo video e chi commenta con un titolo che può andare bene su questo video e che quindi è anche divertente e quant'altro, a quel punto là lo metterò come titolo definitivo. Credo di essere stata chiara. Ok, un bacio, ciao!